Siamo qui come al solito con il sindaco, che è presidente della SIA. Sindaco, ci sono, o meglio, presidente, ci sono novità per quanto riguarda la SIA? No, novità della settimana rispetto a SIA, nessuna di così grande rilievo. Approfitto della domanda per dire che, come possono constatare tutti coloro che leggono i giornali, ascoltano la radio, guardano la televisione o stanno sui social media, il problema dell'Atari non è un problema di Cerignola, è un problema di San Ferdinando, di Trinitapoli, di Margherita, è un problema di Barletta, è un problema di Andria, leggevo nei giorni scorsi, è un problema di Roma, è un problema dappertutto. Nella regione Puglia è un problema particolarmente difficile da risolvere, perché, come si stanno accorgendo tutti, noi in Puglia, come comuni, scontiamo l'assenza di una politica dei rifiuti saggia, lungimirante, e che eviti di scaricare sui comuni i costi maggiori per gli smaltimenti. Adesso lo dicono tutti, dal consigliere regionale Mennea del PD ai sindaci della BAT, poi lo dicono i sindaci del Salento, poi lo dice il sindaco di Andria uscente Giorgino, se ne accorgono tutti che i cittadini scontano con l'aumento della Tari non gli errori delle amministrazioni comunali, sarebbe singolare, allora sbagliano tutti gli amministratori comunali, scontano la mancanza di un piano rifiuti regionale che non scarichi sui comuni l'obbligo di andare a smaltire i rifiuti a centinaia di chilometri. Ma signori, mi pare la cosa più elementare del mondo. Se io devo smaltire il mio sacchetto nel bidone dell'immondizia di fronte a casa, attraverso la strada e lo colloco nel bidone. Se dovessi portare questo sacchetto a 300 km di distanza, dovrei salire in macchina, consumare la benzina, portare il mio sacchetto a 300 km di distanza. In buona sostanza, togliete il sacchetto, metteteci tonnellate di rifiuti, noi portiamo tonnellate di rifiuti a 300 km di distanza. È chiaro che questo aumenta i costi e, per legge, questo lo dobbiamo spiegare ai tre sindaci della BAT, per legge i costi dello smaltimento dei rifiuti si recuperano solo ed esclusivamente con la Tari. Cioè non c'è un altro cassetto dove andare a prendere i soldi. La legge dice: se spendi 100 euro per raccolta e smaltimento dei rifiuti, devi applicare una Tari da 100 euro. Questa è la realtà di fronte alla quale si trovano tutti i comuni d'Italia. Nella regione Puglia questa situazione è ancora più grave, perché manca una politica regionale che abbia per obiettivo quello di avvicinare lo smaltimento al luogo dove si producono i rifiuti. In questo caso, per esempio, Cerignola è candidata. Abbiamo le biocelle, abbiamo la possibilità del sesto lotto, né Michele Emiliano non si capisce che aspetti per investire invece di farci la guerra per il tramite di Grandaliano. Sindaco, appunto, su questa cosa non si potrebbe organizzare un qualcosa, una protesta a Bari, facendo capire alla regione che devi fare, ti devi sbrigare, devi darti da fare all'Ager, a qualcuno che si muova, visto che la regione non risponde, non si fa proprio sentire. Il problema non è quello di protestare, perché io personalmente sono 2 anni con tutti e tre che sto litigando ogni giorno con Ager. Mi sono fatto ricevere più volte da Michele Emiliano. Michele Emiliano in più occasioni mi è sembrato comprendere gli argomenti, ma poi si arriva ad Ager, che è un'agenzia inutile,
dannosa ed è un diaframma fra i comuni e la regione. Per cui non riusciamo a superare questo diaframma. È come se Michele Emiliano stesse dietro a un vetro. Questo vetro è rappresentato dall'avvocato Grandagliano, rispetto al quale noi non riusciamo a avere un'interlocuzione utile, perché si è fissato che deve espropriare sia dei propri impianti. Non ho capito, prima ci ha tentato con Asico, noi abbiamo collaborato con Asico, sperando di trarre un vantaggio, poi Asico si è squagliata. Adesso ci hanno negato, ci hanno tolto l'AIA, abbiamo fatto ricorso al TAR per ottenere la nuova AIA e ci stiamo muovendo per un progetto che prevede che o il mantenimento della vecchia AIA o la richiesta di una nuova AIA, perché là ci stanno 16 biocelle che dobbiamo utilizzare e c'è la volontà del comune di Cerignola, che è il proprietario del terreno, che è il titolare del terreno, a realizzare il sesto lotto di discarica. Il sesto lotto di discarica o lo realizza la consigliera Cicolella col secchiello e la paletta e comincia a scavare, perché lei pensa che il sesto lotto si faccia così, oppure noi dobbiamo trovare un finanziamento. La regione non ce lo dà questo finanziamento perché non vede lontano, non programma gli interventi, non sa approfittare dell'impiantistica che già esiste, e allora ci stiamo guardando attorno come abbiamo sempre fatto. Io è dal 2015 che cerco di fare il sesto lotto, provo a farlo col finanziamento tramite gli istituti di credito, provo a farlo con i privati, poi i privati portano i biscotti per corrompere il sindaco e se ne vanno a farsi friggere. Dopodiché la SIA entra in questa crisi, la SIA da sola non lo riesce a fare, stiamo lavorando tecnicamente per avere un'alternativa. Speriamo di avere questa possibilità. Per me questa strada è meglio, rispondo più puntualmente alla domanda, è meglio della semplice protesta, è meglio avere un'alternativa concreta, perché la protesta serve per uscire al telegiornale, ma io esco al telegiornale, qua mi fanno dire delle cose, ogni tanto divento protagonista di qualche evento storico tipo quello del calcio con il signor Galigani, ma dobbiamo andare con le proposte. Qualcuno avverta anche Emiliano che il 2020 sta per arrivare. Guardi, proprio così, i punti dolenti sono proprio rifiuti e sanità. Io aspetto che Michele, guardate, facciamo a capirci, Michele Emiliano, uno, è una persona intelligente, due, è un bravo amministratore, perché io lo conosco bene ed è un bravo amministratore, fa con passione il suo mestiere. Ha fatto una cazzata quando si è inventato l'Ager e ha messo a capo dell'Ager Grandagliano. Da quel momento il tema dei rifiuti gli è sfuggito completamente di mano. Adesso c'ha 8 mesi, 10 mesi prima delle elezioni regionali per cercare di recuperare. O recupera, oppure il centrodestra individuerà, io spero, un candidato alternativo. E a dispetto di tutte le previsioni, io penso che un buon candidato di centrodestra potrebbe battere Emiliano proprio sul terreno dei rifiuti e della sanità. Poi sulla sanità sento dire quasi quasi torna la Gentile in giunta, e allora qua stiamo veramente alle comiche finali, cioè torniamo indietro di 20 anni, assolutamente cose improponibili. Occorre, io sono preoccupato, occorre un'alternativa e spero che gli uomini più responsabili del centrodestra pugliese si rendano conto, creino un'alternativa a Michele Emiliano e nel creare questa alternativa si ricordino che le maggiori città, almeno nella provincia di Foggia, sono governate da civici, quindi devono aprirsi ai civici per godere anche di contributi da parte di coloro che, stando dietro a questa scrivania, ogni giorno affrontano questi problemi. Se no, non se ne viene fuori. Buon lavoro e speriamo bene. Grazie.